Se il signor Conte vuole salire, io intanto penserò ai cavalli. Questo contrattempo non ci voleva. Bisogna che quella lettera sia a Pietroburgo entro 3 giorni. Mentre qui si rischia di aspettare chissà quanto. Ho fatto di tutto, ma quel gentiluomo è irremovibile. Se ho ben capito, siete costretto a restare qui. Vi confesso, caro amico, che la cosa mi fa molto piacere. Ah, sì? A diamine, non si incontra in ogni viaggio un gentiluomo come voi e in ogni locanda un pasticcio di carne. La mia giacca e il mio cappello, Ivan. Abbiamo già perduto abbastanza tempo. Attaccate i cavalli, partiamo subito. Ma il signore... ha deciso per il momento di restare. Ma... volete attaccare, sì o no? Ma certo, subito. Ebbene, ho la lettera con me, maestà imperiale. Dammela. Ora vedremo chi vincerà. Se quella insignificante principessa veneziana... o Caterina di Russia. La grande Caterina. Come? Tenete morbida la gamba. Voi siete veneziano, vero? Conoscerete allora Dolfin l'ambasciatore? È un uomo che detesto. Anch'io. Ebbene, forse vi farà piacere di sapere che questa sera a palazzo ci sarà una tremenda sorpresa per lui. La lettera della dogaressa? Chi vi ha detto? Ebbene, forse vi farà piacere di sapere che io stesso a Venezia ho contribuito a trafugarla. Dunque, il mio debito verso di voi aumenta. Ma voi siete un creditore che mi mette in imbarazzo. Perché? Perché siete troppo poco esigenti. Non mi chiedete nulla. Posso dunque osare? Cosa aspettate? E allora concedete al più pettegolo dei vostri servitori di essere il primo a leggere il contenuto di quella lettera. Quale vendetta migliore avrei potuto sperare nelle orride celle dei piombi in cui fui gettato per ordine di quella donna?